Buongiorno e buona domenica a tutti. Ma io ho avuto una illuminazione da una ragazza che mi segue e che si chiama Erika Marchi. Io non so come ho fatto a non accorgermene perché sono una patita di quella serie. Ragazzi, questa è la casa di Walter White di Breaking Bad, ma vi rendete conto? Il mio ufficio l'ho azzeccato. Qua è la casa di Walter White, se ve la ricordate. Io l'ho sistemata un po' perché ho cercato di rifarla, cioè esattamente no di sicuro, ma ho cercato di rifarla come me la ricordavo, col barbecue, il tavolo, qui c'erano le sedie di metallo, la piscina, qui c'era il tavolo dove mangiava con il cognato, che fra l'altro è il personaggio che io adoro di più, è Hank, il povero poliziotto che fa quella brutta fine. Perché io ho adorato Walter White nelle prime 3, 4, 5 forse puntate della prima serie, ma poi diventa una bestia quell'uomo. Però eccola, ragazzi, è la casa di Walter White. Quindi io qua c'ho il mio ufficio e da qui non mi muoverò mai più. L'ho arredata un po' come mi ricordavo che fosse la sua casa. Poi ho riguardato un attimo le prime puntate, ma non si vede tantissimo dell'interno della casa, però questo salotto qui con questo tavolino, col quadro, con il ritratto, le due credenze, piena di credenze. E ci sono i fiori che vengono giù, ma purtroppo cioè, quello che si può fare si fa con House Flipper. E qui c'è la cucina, qui c'è il ripiano dove c'era il telefono, purtroppo non c'è un telefono da metterci, ci ho messo qualche cosina così, il tavolo da pranzo, l'altra credenza, forse qui c'era qualche altra cosa, un tavolino ancora. Qui c'è la cucina e qui c'era un tavolo, ma non mi ci sta, quindi non ce l'ho potuto mettere. E questa è la cucina, il frigo me lo ricordo benissimo in questa posizione. Ho messo delle piante del deserto perché siamo ad Albuquerque, ragazzi. Il deserto è qui, ci sono le tre foto, cioè, nel film ovviamente c'era la foto di Skyler, la foto di Walter Jr., anche detto Flynn, e la foto da giovane di Walter. Allora, ho cercato di rifarla un pochino, ma insomma, simile, quel salotto credo di averlo abbastanza azzeccato. Ecco Holly, la cullettina di Holly, il letto di Michael Jr. alias Flynn per un certo periodo e la sua scrivania. Qui c'è questa porta e indovinate cosa c'è qua? No, devo riaprire. Cosa c'è qua? Ma c'è la caldaia, ragazzi! La caldaia che lui ha voluto cambiare appena guadagnato dei soldi, il buco che ha fatto per poi rifare tutta la pavimentazione. E rifare tutto, ripulire il seminterrato. Ho voluto lasciarci queste cose perché mi sembrano molto più realistiche. Gli attrezzi che ha usato per lavorare nel vespaio sotto casa. E qui c'è la camera, l'ho fatta vedere, la camera dei bambini. No, questo è il garage e non ho trovato macchine, avrei voluto tanto metterci due macchine, fuori però le avrei messe.
Il bagno di Walter Junior con doccia, water, lavello e lavatrice. E la camera di Walter e di Skyler. Eccola qua. Loro avevano qualcosa di simile ai fiorellini sulle pareti, insomma. Quindi ho messo questa tappezzeria, il loro lettone, un po' di aggeggi, foto varie, eccetera. E il loro bagno con la vasca, perché mi ricordo bene i bagni di Skyler in questa vasca da bagno. E ecco, qui c'è un po' tutto, gli specchi, gli asciugamani, queste sono tutte aggiunte, però. Cosa ho messo? Le liriche di Whitman, le poesie di Walter Whitman, ed è qui in questo bagno che Hank scopre dalla scrittura, dalla dedica di questo libro, ha l'illuminazione che suo cognato sia Heisenberg. E in effetti i riferimenti erano tantissimi, ha ragione Erika. Io non capisco come ho fatto a non accorgermene, perché ho seguito quella serie tutta di un fiato. Poi mi sono guardata Il Camino, poi ho seguito, adesso sto aspettando le prossime episodi di Goodman, Saul Goodman, e quindi non capisco come ho fatto a non riconoscerla veramente. Ecco qua, quindi l'ho lasciata. La stavo già rifacendo quando Erika mi ha scritto sta cosa, ho detto no, devo farla il più simile possibile. Qui c'erano i tre piatti, però i piatti non ci sono, ci ho messo l'orologio e da questo ufficio, ragazzi, io non mi muovo più. Questo è il mio ufficio di Breaking Bad. Eccoci qua. E ora vi faccio rivedere i folli, pazzeschi indizi che mi sono sfuggiti. Cioè, una cosa pazzesca. Già qui la pizza sul tetto che ha scagliato Walter, l'orsacchiotto rosa dopo l'incidente aereo, era un chiaro riferimento e veramente non capisco come mi sia sfuggito. La scritta Heisenberg, quando lui alla fine torna a casa e trova la casa devastata e i ragazzini là fuori che stanno giocando con lo skate nella piscina vuota, e lì c'era scritto Heisenberg. E poi un indizio che ho aggiunto io, perché lui aveva distrutto il vaso alla fine, cioè le bacche con cui lui aveva il vaso lì, l'ha distrutto per eliminare ogni prova, le bacche con cui lui aveva avvelenato Brock per far cadere la colpa su Gustavo Fring, che secondo lui gli avrebbe dato la ricina. Ragazzi, adesso andiamo al mio vecchio studio perché ho fatto il giardino. E quindi andiamo a vendere il mio vecchio studio. Eccoci qua nel mio ufficio che è durato pochissimo, ma non potevo rinunciare a quell'ufficio. Ve lo faccio rivedere velocemente, ecco appunto, prima della vendita. Vi ricordo com'è, qui c'è il salotto con camino, televisione, piante, qui c'è la sala da pranzo con cucina, adoro questa cucina, la adoro letteralmente, sì, perché poi ho fatto il giardino, l'ho fatto stile giapponese, qui c'è uno studio, come quello che è stato per qualche giorno il mio studio. Qui c'è la camera da letto, velocemente, io mi riprenderei il mio quadro, ma tanto ne ho ancora. E poi c'è il bagno,
semplicissimo, e qui la camera dei ragazzi, dei bambini, insomma, eccola qua. Ok, quindi adesso vi faccio vedere il giardino velocemente. È un giardino giapponese, quindi lo metterò nel moderno. Qui c'è la tettoia con tavolo e panche giapponesi. Adesso da qui sì, posso passare di qua. Qui c'è il laghetto con le carpe koi, quello grande, con due panche per la meditazione, piante, canne di bambù, e qua c'è un altro laghetto piccolo e un altro angolo per la meditazione con i bonsai, questo bonsai, la panca, le canne, il bonsai grandissimo, vicino alle pietre, perché anche questo bonsai cresce sulla pietra, il laghetto piccolo con panche, un albero rosso perché il rosso è il colore del Giappone. Questo è appunto il bonsai che si dirama da un sasso, e qui, e sul davanti ho fatto ben poco, c'è un piccolo bonsai. L'erba l'ho tagliata un po' così, vabbè, no, cioè l'ho tagliata bene, ma ovviamente qualche ciuffo resta sempre. Qui c'è un altro piccolo bonsai e qui ci sono due piante così. Quindi questa la vendiamo e vediamo quanto ci ricaviamo. Vendi? Allora, in via il giardino direi. Giapponese c'è, vai! Sì, le piante non vanno bene, vorrei capire. Vabbè, più 32,5, caspita. Vorrei capire quali sono il layout, perché ho quei ciuffi d'erba non del tutto tagliati. Vabbè, chiudi e mettiamo all'asta la casa. Vediamo. Lui poveretto non mi comprerà mai niente, Cianccioi. Tutto quello che piace a lui piace anche a sto antipatico. Eccoli lì, sanguinetti. Ciapa, 77 invece di 69. Sì, ma ci ho speso 20.000 dei mobili, sanguinetti. Negoziamo 3.000. Ai. Arriviamo a 80, 3.000, ma sì, facciamo anche 3.009, dai, ok, negoziamo. Sì, accettiamo la tua proposta, quindi ok, 21 di utile, non è tantissimo, 21.000 di utile. Però 20.000 di mobili venduti, solo 6.000, 20.000 ho speso di mobili acquistati. Vabbè, comunque l'utile c'è. Ok, dai, accettiamo. A questo punto vi saluto, me ne torno nel mio. Ecco il prima e il dopo. Il salotto, ok. Dai, fatemi vedere. Oh, sì, la cucina che adoro. Il fuori ne fanno vedere poche. E il fuori. Quindi adesso c'è anche il giardino giapponese. Vi saluto, eccomi qua nel mio ufficio e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti. Ciao ciao.